arrivata in una maniera un po' strana perché abbiamo sbagliato tanti gol e il rigore che ci hanno dato contro anche oggi per l'ennesima volta non lascia dubbi perché non ci sono neanche dubbi, però è meglio non parlare di quello e l'importante era vedere una reazione, una prestazione importante da parte dei ragazzi e c'è stata, al di là degli errori sui gol e tutte queste cose, hanno dato grande dimostrazione di attaccamento, è quello che volevo vedere, quindi faccio veramente i complimenti a tutti per l'ottima prestazione. Faccio il nome del ragazzo, De Antonis, della Juniores, che è arrivato ieri, si è allenato ieri con noi assieme agli altri, gli ho dato delle indicazioni su quello da fare e l'ha fatto nel migliore dei modi, si è applicato tantissimo, quindi dico lui come nome perché è il più giovane, ma devo fare complimenti veramente a tutti per come ha interpretato la partita, per l'applicazione che hanno messo in campo, quindi veramente tutti bravi. Come sta Kum dopo l'infortunio rimediato nel primo tempo? Ma lo valuteremo sicuramente nelle prossime ore, alla fine è dovuto uscire, quindi questo non lascia pensare niente di buono, e dispiace perché è un ragazzo positivo che dà sempre tutto, e al di là se gioca o non gioca va sempre forte. Ma c'è da dire che tutti sono così. Ovviamente mancano solo i risultati, però dai ragazzi non posso pretendere di più da come si impegnano, come si allenano, come fanno. E il secondo tempo dell'altro giorno di Nereto, la partita di oggi. Mi fanno capire tante cose, che la squadra è con me, che non molla mai, che lotta. Poi è normale che a San Benedetto nel calcio servono i risultati, quindi domenica giocheremo per quello.